Quaderni dell'Alpago vi dà il benvenuto a questo nuovo appuntamento. La puntata di quest'oggi sarà dedicata ad un bilancio di fine mandato per quanto riguarda l'amministrazione comunale di Tambre. Un mandato contrassegnato dalle difficoltà generate dalla pandemia e dalle emergenze climatiche. Diciamo che le priorità sulle quali ha dovuto operare l'amministrazione sono state sicuramente delle priorità diverse rispetto ai miei primi 10 anni di mandato. Questi ultimi 5 anni abbiamo dovuto operare in parecchie situazioni di emergenza, basti pensare solamente nel 2018 a Vaia, successivamente c'è stata anche l'alluvione del 2020 e la pandemia che ha colpito tutto il mondo. Da questo periodo, quindi, come ho detto, abbiamo dovuto operare soprattutto in emergenza. Ricordiamo che avevamo centinaia di metri cubi di alberi a terra anche noi a seguito della calamità di Vaia. Credo siamo stati uno dei pochi comuni della provincia che ad oggi, a distanza di 4 anni da quando c'è stata questa calamità, aveva rimosso quasi tutto il legname che avevamo a terra, quindi tutti quanti gli alberi che avevamo a terra, e portando all'interno delle casse del comune circa 400.000 euro di entrate. E a seguito anche di questa calamità e della calamità di dicembre del 2020 abbiamo recuperato dei finanziamenti attraverso la Protezione Civile, Dipartimento di Protezione Civile, per circa 600.000 euro che stiamo iniziando, alcuni sono stati completati in questo periodo. Sono stati completati 2 interventi in località San Daniele e in località Pianon. Uno dovrebbe inizierà nei prossimi giorni in località Lavina, e ne abbiamo un altro in località Malolte, per un importo complessivo dei 4 interventi di circa 600.000 euro. Le calamità non vi hanno impedito però di portare avanti alcune progettualità, in modo particolare anche faccio riferimento agli impianti sportivi di Pian de Dora. Sì, diciamo che l'amministrazione ha sempre creduto che bisogna cercare anche di focalizzare un po' quelli che sono gli investimenti. Abbiamo puntato molto su quello che è l'aspetto turistico, cercando di focalizzare l'attenzione soprattutto nell'aspetto ambientale e sportivo. Ritenevamo opportuno andare a riqualificare l'area di Pian de Dora. Abbiamo realizzato in questi 5 anni una struttura polifunzionale per l'accoglienza turistico-sportiva. E questo grazie all'abbattimento del vecchio magazzino comunale, che tra le altre cose aveva il tetto in Ethernet, quindi c'era assolutamente la necessità di abbattere il vecchio magazzino e ricostruire una struttura nuova che abbiamo completato in questi 5 anni. Abbiamo appena approvato una gara anche per la sistemazione esterna attorno alla struttura e anche per realizzare dei sottoservizi che ancora non erano esistenti. Oltre a questo, con un contributo importante dei fondi aree di confine, abbiamo ampliato quella che è la piattaforma polifunzionale e siamo andati a copertura della piattaforma stessa. È chiaro che le opere, quelle realizzate, sono state un po' condizionate, come dicevo prima, anche dalla situazione contingente che si è venuta a creare in questi ultimi 5 anni. Diciamo che per ciò che riguarda l'area di Pian de Dora, comunque stiamo portando avanti un progetto attraverso un fondo ministeriale di 200.000 euro, tra un fondo ministeriale e un fondo che ci è stato fornito direttamente dalla provincia, e sempre dei fondi aree di confine per un importo di altri 300.000 euro, con i quali andremo a completare praticamente la struttura polifunzionale, quella che abbiamo coperto, realizzando gli spogliatoi, le tribune e anche andando a copertura, in modo tale che questa possa essere utilizzata durante tutto il periodo dell'anno. E voglio sottolineare che comunque l'amministrazione si è sempre mossa con il principio di andare a finanziare tutte quante le sue opere con dei finanziamenti, senza andare a intaccare quelli che sono i bilanci che sono già abbastanza ristretti dell'amministrazione. Quindi sono tutte quante opere che sono state finanziate attraverso il reperimento di finanziamenti. Siamo anche in fase di progettazione per il completamento della scuola di Valdenogar, e questo sempre attraverso i fondi aree di confine, e con i fondi aree di confine poi andremo, queste strutture che abbiamo sul territorio, andremo ad arricchirle anche dal punto di vista proprio per renderle fruibili a chi poi utilizzerà queste strutture.
l'obiettivo dell'amministrazione era appunto quella di, se non riuscire a completare questi interventi, quantomeno andare a recuperare le risorse e iniziare la progettazione di questi interventi. Ed è quello che abbiamo messo in atto in questi ultimi mesi. Un altro intervento importante, grazie anche a un fondo ministeriale, è un progetto sulla viabilità per circa 902.000 euro e che va a interessare molte strade comunali, le quali appunto si procederà con l'asfaltatura, perché effettivamente la situazione di alcuni tratti stradali necessita di un intervento importante. E quindi con questo finanziamento, che andremo a approvare il progetto questo fine mese di aprile, andremo poi in gara per realizzare questo intervento di asfaltatura e messa in sicurezza di parecchie strade comunali. Una di quelle opportunità assolutamente da non perdere è quella dei fondi derivanti dal PNRR. Vi siete attivati in questo senso? Sì, con inizio del 2022 praticamente sono usciti i primi bandi finanziati con fondi sul PNRR e il Comune di Tambre si è reso subito attivo nel cercare di intercettare alcuni finanziamenti. È chiaro che dobbiamo comunque rientrare all'interno di alcune graduatorie. Comunque l'amministrazione si è resa attiva, nel senso che abbiamo partecipato a un primo bando dove abbiamo inserito come comune capofila, tra le altre cose, un itinerario turistico ciclabile con un percorso che parte dalla Piana di Cansiglio attraverso il comune di Tambre arrivando fino al comune di Chiese. L'intervento è un intervento di circa 2 milioni di euro. Ricordo che in Veneto arriveranno circa 30 milioni e quindi ci si augura che il nostro possa essere uno degli interventi finanziati. Dopodiché, assieme al comune di Ponte nelle Alpi, che è il comune capofila, assieme al comune di Alpago, Chies e Soverzene, abbiamo partecipato a un altro bando, sempre finanziato con fondi PNRR, dove praticamente di rigenerazione urbana abbiamo inserito il rifacimento dei marciapiedi nel centro del paese di Tambre, il completamento dell'area camper che abbiamo sempre in centro paese e la realizzazione di due piazzole per la ricarica delle e-bike. Oltre a questo, adesso stiamo lavorando anche su altri due bandi, uno che andrà a interessare soprattutto un aspetto legato all'aspetto sociale e oltre a questo anche la riqualificazione di due cimiteri che abbiamo, e soprattutto quello di Borsoi, che necessita di una riqualificazione importante, e quindi stiamo cercando di recuperare delle risorse attraverso questi finanziamenti. Quindi diciamo che il lavoro dell'amministrazione arriva veramente fino a conclusione del nostro mandato. Fino alla conclusione del mandato lavoreremo per cercare di portare al comune quelle che possono essere delle risorse e dei finanziamenti che poi potranno essere utilizzate dalla prossima amministrazione. Dalle progettualità che lei ci ha descritto traspare comunque evidente la vocazione che Tambre ha in sé per quanto riguarda il turismo. Certo, assolutamente, riteniamo che sia fondamentale lavorare in questa direzione, anche perché abbiamo ancora parecchie strutture, sia dal punto ricettivo sia per ciò che riguarda la ristorazione, che hanno la necessità di vivere attorno a quello che è il mondo del turismo. E quindi credo sia indispensabile che un'amministrazione metta in primo piano quello che è l'aspetto turistico e la vocazione anche del nostro territorio. Per questo molte delle nostre progettualità sono state indirizzate in questa direzione. Per dar seguito però alla vocazione turistica di Tambre c'è la necessità che lo stesso venga manutenuto e messo in sicurezza. Infatti nel dopo Vaia abbiamo affrontato moltissimi interventi in emergenza
anche perché non era stato possibile prevedere il tutto. Quindi noi abbiamo cercato di fare degli interventi soprattutto nella sentieristica, come detto, per avere anche un approccio al discorso turistico. Infatti negli ultimi 2 anni di pandemia, dove principalmente la Proloco non è riuscita a organizzare le manifestazioni che faceva abitualmente, in collaborazione con l'amministrazione comunale siamo riusciti a mettere in piedi un gruppo di persone, sempre con a capo la Proloco e in collaborazione con tutte le associazioni del territorio, per la pulizia dei sentieri. Infatti 2 volte all'anno ci applichiamo con tutte le squadre per la pulizia e la messa in sicurezza dei sentieri, anche non solo la pulizia. E oltre a questo, la Proloco, in collaborazione sempre con l'amministrazione comunale, abbiamo rifatto tutta la sentieristica del comune, rifacendo tutti quanti la tabellonistica, in modo da avere sia in cartaceo sia dal punto di vista visibile tutte le parti dei sentieri. In più abbiamo fatto dei codici QR dove ognuno tramite un'applicazione può trovare il sentiero sia per la parte di camminata a piedi, sia per la parte di trekking, sia per la parte di bike. Ritornando invece al discorso emergenze, in modo particolare ad essere state interessate sono state le linee elettriche. Infatti, quando siamo stati toccati da Vaia e poi successivamente con la nevicata del 28 aprile e del 5 maggio del 2019, siamo stati interessati da molti periodi di blackout. Infatti in quel periodo ci eravamo messi d'accordo con Enel Distribuzione e ci eravamo presi anche l'onere di occuparci di portare avanti questa iniziativa per cercare che queste cose non succedessero più. Infatti ci siamo interessati per poter interrare la maggior parte delle linee, quelle che erano più a rischio. Infatti è stata subito interrata la linea che dal Cansiglio arriva al cimitero di Sperta, che dalla parte della valle che dal cimitero di Sperta arriva a Campon era la parte più pericolosa e sempre a rischio. Poi non ci siamo fermati là e ultimamente abbiamo avuto ancora un colloquio con Enel Distribuzione e che a breve, appena riescono a completare la parte burocratica, verrà interrata la linea che parte dalla cabina centrale di Tambre e arriva a Tambrus. Quindi verrà esclusa tutta la parte che era sempre a disagio, che riguarda la parte della Madonnina che arriva a Tambrus, che avevamo sempre dei problemi grossi. In più verrà interrata la linea che sempre dalla cabina centrale di Tambre arriva alla cabina Altamaro, che è quella di fronte al distributore. E oltre a quella verrà interrata la linea che va a Sant'Anna, quindi partendo sempre dalla cabina di Tambre fino al terzo tornante arrivare a Sant'Anna. Quindi abbiamo esclusa tutta la parte boschiva dove avevamo sempre delle problematiche. Per quanto riguarda appunto la manutenzione, molto può fare l'amministrazione comunale, ma anche il cittadino deve fare la sua parte per mantenere il tutto in sicurezza. Infatti, a tal proposito, l'Unione Montana Alpago nel 2016 ha approvato il regolamento di pulizia rurale, nel quale prevede che innanzitutto obbliga il cittadino a mantenere la siepe all'interno del sedime stradale. Oltre a quello, le piante devono essere tagliate a 4 metri dal sedime stradale per mantenere la pulizia e la salvaguardia del territorio, anche perché abbiamo notato che se manteniamo le piante lontane dal sedime stradale abbiamo più le strade pulite, non abbiamo più problemi per quanto riguarda il fogliame e la ramaglia quando ci sono le turbulenze e i giorni di brutto tempo, e anche perché abbiamo la salvaguardia anche del sedime stradale, dell'asfalto di se stesso, perché abbiamo notato che la parte delle strade che sono sempre nascoste dal fogliame durano molto meno. Per quel che riguarda invece l'efficientamento energetico qui a Tambre, quali passi sono stati fatti?
Diciamo che già avevamo iniziato con la nostra ideologia amministrativa puntando subito sul risparmio energetico. Infatti inizialmente avevamo già impostato per quanto riguarda i plessi scolastici sul riscaldamento cipato, quindi a biomassa legnosa. Poi abbiamo fatto subito un intervento di un impianto fotovoltaico per ridurre i costi e ultimamente abbiamo aderito a un bando ministeriale di 50.000 euro, dove con 38.500 euro siamo andati a sostituire completamente tutti gli infissi del centro sociale, perché erano ormai invecchiati e in deperimento. Oltre a questo, abbiamo sempre con lo stesso bando ministeriale, abbiamo installato sempre plesso, tramite sul plesso scolastico un impianto di solare termico che va a incrementare i consumi per la gestione della palestra. Inoltre abbiamo aderito a un altro bando ministeriale, questo di altri 50.000 euro, che siamo andati, abbiamo iniziato la sostituzione di qualche lampada di illuminazione pubblica. Abbiamo iniziato la parte di Lavinia, che era la parte più degradata. Infatti ultimamente purtroppo i corpi illuminati erano talmente vecchi che ogni volta che pioveva avevamo sempre dei blackout per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, e abbiamo sostituito completamente tutta la frazione di Lavinia. Infatti a tal proposito abbiamo riscontrato che con questa sostituzione abbiamo avuto, malgrado che l'energia in questo ultimo momento sia aumentata tra il 45 e il 55%, nella località di Lavinia, dove l'impianto è stato cambiato completamente, abbiamo avuto una riduzione del consumo energetico del 67%. Quindi l'amministrazione si sta già muovendo per cercare di reperire delle risorse. Una parte l'ha già reperita, adesso stiamo andando a completamento per reperire quello che ci manca, per riuscire a completare per fare un progetto che vada a interagire su tutto il comune, per avere l'impianto a LED su tutto il comune. Mi sento il dovere di ringraziare tutti i dipendenti comunali, tutti gli uffici, perché grazie alla lungimiranza dell'amministrazione che va a reperire i fondi, ma ci vuole anche il supporto degli uffici che vadano a pari passo con quelle che sono le idee dell'amministrazione. Quindi io ringrazio tutti veramente per la collaborazione di tutti questi anni. La pandemia ha avuto pesanti impatti sulle imprese e sul tessuto sociale in genere. Anche le nostre famiglie hanno risentito appunto di questa pandemia. E grazie alla collaborazione con gli assistenti sociali dell'Unione Montana abbiamo erogato tre tranche di fondi Covid che abbiamo ricevuto dal Ministero per un totale di 22.000 euro, e quindi anche questo insomma ha dato un sospiro in più a queste famiglie che si sono trovate all'improvviso insomma in difficoltà. Ecco, il Comune ha anche attivato dei progetti dal 2018 al 2022, numero 12 progetti, sempre a favore di famiglie che sono state in difficoltà momentaneamente. Sono dei progetti che fanno parte dei lavori di pubblica utilità, finanziati dalla Regione Veneto, dal Consorzio BIM, ed anche dei RIA, il reddito di inclusione attiva, finanziati anche questi una parte dal BIM e una parte dall'ambito sociale. Sempre nell'ambito sociale, grazie alla costante partecipazione del consigliere Sarabona, siamo stati presenti sul tavolo di lavoro del Comitato dei Sindaci dell'USL. Abbiamo portato anche noi le nostre proposte, le nostre osservazioni per quanto riguarda tutto il territorio della Conca dell'Alpago. Per quanto riguarda le attività commerciali, grazie al fondo ministeriale delle aree interne abbiamo potuto dare a fondo perduto alle nostre attività commerciali e artigianali circa 22.000 euro, e nella prossima estate saranno pronti i bandi per altre due tranche sempre che fanno riferimento a questo fondo. Un altro aiuto concreto alle attività è stata la riduzione della Tari a quelle attività che sono state chiuse, alcune totalmente come servizio alla persona e altre parzialmente come i bar, gli alberghi e i ristoranti. Per quanto riguarda le scuole, ma l'amministrazione in questi 5 anni ha sempre avuto un occhio di riguardo per tutte e tre le nostre realtà. La scuola dell'infanzia, oltre al contributo ordinario alle spese di riscaldamento,
nel 2020 è stato anche attivato un contributo straordinario per il Covid di 4.900 euro, che è andato ad abbattere quella quota, il 35%, richiesta dalla struttura per i costi fissi per quei 4 mesi che la scuola è rimasta chiusa, sempre per la pandemia. Sempre per i più piccoli è stato attivato lo scorso anno il bonus bebè di 6.000 euro, che è stato suddiviso tra i nati tra il 2017 e il 2021. Invece per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, anche lì, insomma, oltre ai soldi, insomma, per la manutenzione ordinaria, straordinaria, le utenze, riscaldamento e anche il trasporto, perché l'abbiamo tenuto gratuito sia per le scuole primarie e secondarie che per l'asilo, è stata potenziata la linea internet per far sì che gli insegnanti potessero, insomma, procedere con la didattica a distanza in tutta tranquillità. Non solo per l'emergenza Covid, anche altri sono stati gli obiettivi che avete portato avanti per quanto riguarda il sociale e la cultura. Sì, abbiamo portato avanti anche l'ufficio turistico, che dal 2015 è stato chiuso in maniera ufficiale dalla provincia, però insomma, noi ci tenevamo a tenerlo aperto, anche perché è un punto di riferimento per l'estate, non solo per gli ospiti ma anche per i paesani. Quindi grazie a dei volontari formati adeguatamente dagli amministratori comunali è rimasto sempre aperto nei mesi di luglio e agosto. E adesso che è stata cambiata a livello regionale la normativa, stiamo valutando anche noi con l'Unione Montana di accreditare il nostro ufficio turistico a livello regionale e dare così maggior visibilità al nostro territorio. Per quanto riguarda la biblioteca comunale, annualmente si arricchisce di un centinaio di volumi, però nel 2020 siamo riusciti ad avere, insomma, un contributo ministeriale di circa 5.000 euro, abbiamo acquistato 300 nuovi libri, 8 dizionari di lingua che sono a disposizione attualmente all'interno della biblioteca per gli studenti anche per un intero anno scolastico. Poi abbiamo fatto degli spostamenti all'interno della biblioteca, facendo sì che la parte superiore della biblioteca possa essere utilizzata anche dalle associazioni per vari eventi. Per quanto riguarda invece la popolazione più anziana che partecipa al progetto Greggio Brillante, il Comune di Tambre partecipa con una quota di 1.800 euro a questo progetto, assieme al Comune di Alpago e al Comune di Chies. Purtroppo però le nostre signore di Greggio Brillante sono state ferme per 2 anni, però insomma gli amministratori hanno cercato, insomma, di stare vicino lo stesso alle partecipanti del gruppo, passando a trovarle anche casa per casa. Tutte queste attività che avete potuto portare avanti nel corso di questi anni si devono anche al supporto che vi è stato dato da parte delle associazioni del territorio. Esattamente, un ringraziamento particolare va proprio a tutte le associazioni con il quale abbiamo cercato sempre di collaborare, sia per l'organizzazione che sia di una corsa, di una mostra, insomma in qualunque modo.